In Piemonte c'era un re con manie di grandezza, Re Vittorio Emanuele, con un regno da operetta. Ed intorno c'erano tanti altri regni, tutti grandi, così per disperazione lui cercò una soluzione. Cominciò da Cavour, Mazzini e Garibaldi, e poi coinvolse tutti quanti, e tra Pixio ed altri mille, e tra fiamme e scintille, completarono a Teano il loro folle colpo di mano. Così si inventarono l'Italia. Così si inventarono l'Italia. Lì sotto una sola bandiera cominciò la tiritera tra i briganti ed i Savoia. Colpa tua, colpa mia, tutti sempre insoddisfatti, nord e sud, cani e gatti. Metternich l'aveva detto, ma pensarono ad un dispetto. E nel nome del progresso il dibattito si è aperto, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante. Al congresso sono tanti, tutti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi. So io come va curato. Sono sicuro, do le prove. Questo è un caso molto grave. E prima che finisca male, permettete una parola, io non sono mai andato a scuola, e la gente importante, io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare, ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto, e perciò prima che mi possiate fermare, devo urlare e gridare, io devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se sente male, dai scappa, scappa perché sei in tempo, scappa se non questo torno ti fanno a pezzi, scappa! Sei soltanto un altro dei babbei. Una nuova pecora di uomini pecora, con i lupi se ne va, senza remora, priva di identità, tira come un vero clan. Pastori e cani li guidano tra le tappe, temono il titolo di Galileo tra le piappe. Se la chiesa t'ha messa all'indice, beh, che male c'è, tu la metti al medio. E non si dica che non hai mosso un dito, altro che dito e dinamite. Tu vivrai Galileo come quel Galileo messo in croce prima di te. Prima di te, prima di te, prima di te. Le accuse contro Galileo erano molteplici. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Forse questo ti sembrerà strano, e a pensarci che pazzi. E chi è saggio, chi è maturo lo sa. Buongiorno Italia, anche da parte mia. Buongiorno Vicciariello con bastone, casa va pigliato un zio. Buongiorno pure a te parcheggiatore. Buongiorno a tutta gente rispidata, e dottore l'infermiere che ci aiutano a campare. Buongiorno a tutta giunta comunale, famiglie ma tutto quanto. Buongiorno pure a tutti innamorati. Buongiorno pure a breve della chiesa. Buongiorno pure a chi sta a paradiso. Insieme ai santi e giù di casa, e ci ha da sempre accompagnato. Io che sto tengo? Tengo parlam faccia.
pure si mangia fa nemica Dio. E mi trovo questa faccia a faccia, in faccia, la dica che la caggia di. Capo ne cupirta staltarina se son brugliate in lingua. E non si sa chi ti fa bene e chi male ti fa.